Vicino a Siracusa, specialmente lungo le sponde del fiume Napo, vi sono rigogliose siepi spontanee dell'artistico papiro, pianta ornamentale che adornava al tempo dei faraoni le rive del Nilo, dal cui tronco si estraevano i fogli per le scritturazioni sacre e storiche. A Siracusa esiste ancora chi lavora il papiro alla maniera antica degli egizi e degli arabi, separando con una punta di coltello gli strati sottili del tessuto cellulare del tronco che vengono poi pressati su tavole umide seccate al sole. Tale carta serve oggi specialmente per disegni.